Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti e ancora benvenuti in questo ultimo appuntamento di luglio con i Jailbreak. Sono le 9:05, quindi direi che possiamo iniziare. Quest'oggi parleremo della libreria RTKlib per il processamento di dati GNSS. Allora, il Jailbreak, scusate, ok, il Jailbreak sarà così strutturato. Innanzitutto faremo una prima parte in cui vorrei fare alcuni richiami sul posizionamento GNSS, non tanto per fare la classica lezioncina, ma perché credo sia utile, richiamare, e allinearsi su alcuni concetti o su alcune nomenclature che poi utilizzeremo dopo per capire meglio alcuni menu o alcuni flag che dovremo andare a settare in RTKlib. Poi parleremo di alcuni tool per la preparazione dei dati di input. In particolare vedremo il tool per scaricare alcuni parametri, quali le effemeridi e i clock, ma anche delle osservabili da alcuni repository, e il tool per la conversione dei dati grezzi da formato binario proprietario a formato RINEX. Verremo quindi al cuore, no, di questo webinar, che è appunto RTKPost, e analizzeremo tutti quelli che sono i vari settaggi per il processing dei dati GNSS. Infine, se ci sarà ancora tempo, cercheremo di fare un processamento insieme live di alcuni dati. E ovviamente, per ultimo, daremo spazio alla discussione e alle vostre domande. Allora, come penso sappiate, il posizionamento GNSS si basa sulla conoscenza della posizione dei satelliti in un dato sistema di riferimento e della misura della distanza satellite-ricevitore. Quella che vedete qui è quindi la classica equazione che esprime la distanza satellite-ricevitore. Da una parte abbiamo la distanza, osservata, dall'altra parte invece abbiamo la distanza espressa in termini di coordinate del satellite in x, y, z, che sono note, e le coordinate del ricevitore, che invece sono incognite. A questo punto vediamo che ci sono tre incognite. Quindi teoricamente basterebbero tre satelliti, quindi altre tre equazioni, per risolvere questo sistema e quindi determinare la posizione del ricevitore. Però c'è un piccolo problema, nel senso che la distanza satellite-ricevitore ha un range, di circa 22.000 km, e chiaramente non abbiamo uno strumento, un metro così lungo da poterla misurare. Ma misuriamo in qualche maniera questa distanza basandoci su delle osservazioni di tempo, per cui a queste tre incognite in realtà dobbiamo aggiungere un'altra incognita di tempo, per cui le incognite diventano quattro e quindi il numero minimo di satelliti in vista per poter ricavare la posizione del ricevitore è di quattro. Scendendo un po' più nel dettaglio, vogliamo capire come si può misurare la distanza satellite-ricevitore. In particolare ci sono due modi: le misure di codice e le misure di fase. Per capirle meglio, bisogna innanzitutto capire come è fatto il segnale GNSS o GPS. In particolare, il segnale è composto da un'onda portante sinusoidale, che viene modulata con un codice unico per ogni satellite, un codice binario. Ci sono, per il sistema GPS attualmente tre frequenze,
Le misure di codice vengono effettuate sul segnale codificato e sostanzialmente ogni ricevitore al suo interno ha una copia esatta del codice per ogni satellite, quindi riesce a ricreare il segnale che riceve dal satellite e fa una correlazione appunto tra il segnale generato al suo interno e il segnale ricevuto dal satellite. Quando si ha un picco in questa correlazione, praticamente viene calcolato questo delta T, cioè il ritardo con il quale si ha questo picco, e moltiplicato per la velocità della luce si ottiene appunto il range, la distanza satellite-ricevitore. Detta in modo un pochino più semplice, forse, sostanzialmente questo delta T è quel tempo che serve per riallineare esattamente il segnale ricevuto dal satellite con il segnale identico generato dal ricevitore al suo interno. Tutti i ricevitori GNSS sono in grado di effettuare misure di codice, mentre non tutti sono in grado di effettuare delle misure di fase. Va detto però che le misure di codice sono meno precise rispetto alle misure di fase, e quando si vuole fare un posizionamento di precisione, le misure di codice sono un po' da escludere. Invece, per quanto riguarda le misure di fase, diciamo che vengono fatte sulla componente demodulata del segnale, quindi sulle onde, sul segnale sinusoidale, e viene osservata quella che è lo sfasamento tra il segnale ricevuto e il segnale generato al proprio interno. Non vi viene, diciamo, viene misurato lo sfasamento più, epoca per epoca, il numero interi di la variazione intera di numeri di lunghezze d'onda. Ma rimane incognito in realtà il numero intero di lunghezze d'onda che c'è tra satellite e ricevitore. Questa viene detta ambiguità di fase. Quindi è un'ulteriore incognita. Un'ulteriore incognita però non significa che basta un altro satellite per risolvere, diciamo, questa incognita, perché effettivamente questa incognita si ha per ogni satellite. Quindi un'ulteriore incognita per ogni satellite. Risolta ad intero l'ambiguità di fase fixed, quella che, diciamo, quando comunemente vedete nei ricevitori fixed float, diciamo, si possono arrivare a posizioni, diciamo, nell'ordine dei centimetri come precisione. In fix, ovviamente, in float in realtà no, perché proprio vuol dire che questa ambiguità di fase, quindi questo numero intero di lunghezza d'onda per satellite e ricevitore, non è stimato correttamente, cioè a numero intero, ma stimato a numero reale. Questo tutto vero. Ma dobbiamo tenere in conto che esistono diversi errori, diversi bias che affliggono il segnale GNSS. Banalmente, il segnale non si propaga nel vuoto, quindi avremo sicuramente una rifrazione ionosferica e una rifrazione troposferica. Ma possiamo parlare di errori di effemeridi, errori di clock del satellite, errore di clock del ricevitore, ancora la variazione del centro di fase dell'antenna e altri effetti locali, quali possono essere sicuramente il multipath. Banalmente, quando si fa un rilievo in prossimità di superfici riflettenti, sappiamo che la distanza misurata tra satellite e ricevitore non è quella diretta, ma il segnale viene riflesso, ecco, quindi ha più percorsi. Alcuni di questi bias riescono ad essere modellati, ad esempio utilizzando ricevitori in doppia frequenza per quanto riguarda la rifrazione ionosferica, quindi anche in realtà in modalità stand alone, mettiamola così. Per invece eliderne altri, bisogna adottare diverse metodologie di posizionamento. E qua, in questa slide, ne ho riportato tre tra le principali. In particolare, si può parlare di posizionamento stand alone,
quando si ha a che fare, quando si utilizza solamente la posizione. Scusate, sento un po' di riflesso, vorrei controllare se avete tutti il microfono spento. Ok. Quindi dicevamo posizionamento stand alone, quindi posizione utilizzando tendenzialmente solamente le misure di codice e nessun'altra informazione proveniente da altri ricevitori. E diciamo questo tipo di posizionamento ha una precisione che va nell'ordine tra i 5 e i 10 metri, ordine di grandezza. Invece parliamo di posizionamento in relativo quando non si usa semplicemente un ricevitore, ma ne vengono utilizzati due, uno dei quali, il ricevitore base, è posto su un punto di coordinate note. E viene calcolata quella che è la baseline tra il nostro ricevitore base e il nostro ricevitore rover. Questo tipo di posizionamento viene fatto con delle misure di fase tendenzialmente e ha delle precisioni nell'ordine dei centimetri. Poi in realtà dipende molto dalle elaborazioni, dalle impostazioni che uno va a settare. In ultimo, che però non vedremo in realtà in questo jailbreak, citerei il cosiddetto PPP o Precise Point Positioning, nel quale di fatto viene utilizzato semplicemente un ricevitore, senza quindi un altro, una base, ma vengono utilizzate delle effemeridi e dei clock precisi calcolati da servizi esterni. Ad esempio l'IGS, vengono combinate fra di loro osservabili di codice e di fase per elidere determinati errori e ancora vengono utilizzati dei modelli esterni per ad esempio ionosfera, eccetera, eccetera. Per arrivare quindi con il precise point positioning, diciamo, si arriva anche in questo caso a un posizionamento centimetrico. Parliamo invece adesso, entriamo un attimino nella parte dei tool che servono pre-processamento, diciamo, quindi i tool che tendenzialmente si usano prima. In particolare, utilizziamo il tool RTK-GET per andare a scaricare o ad utilizzare quelle che sono le effemeridi e i clock. Ma prima di parlare un attimino del tool in sé, è bene capire quali tipi di effemeridi sono disponibili. In questa tabella vedete che abbiamo le effemeridi broadcast che hanno un'accuratezza nel posizionamento di circa 1 metro, mentre un RMS di 5 nanosecondi con un sigma di 2,5 nanosecondi. E sono disponibili in real time, quindi si passa da questo tipo di effemeridi fino ad arrivare alle effemeridi finali che per quanto riguarda l'orbita hanno un'accuratezza di 2,5 cm, mentre un RMS di 75 picosecondi per quanto riguarda il clock è un sigma di 20 picosecondi. Queste tendenzialmente però sono disponibili dai 12 ai 18 giorni dopo il nostro rilievo. Quale utilizzare? Beh, in questo caso dipende dal tipo di rilievo che si vuole andare a effettuare. Tendenzialmente quello che è importante è la precisione sul clock, perché vedete in effetti che per quanto riguarda la precisione sull'orbita, non è necessario forse aspettare le finali, in quanto già le ultrarapide hanno una precisione di 3,5 cm circa, quindi vanno già abbastanza bene così per posizionamenti di precisione. Per quanto riguarda il clock, invece, potrebbe valer la pena aspettare le effemeridi finali. Ok, allora il modulo di cui parlavo appunto è RTK-GET. Per quelli che tra di voi che sono un pochino più familiari con RTK-Lib, sapete che questa barretta è l'interfaccia grafica di RTK Lib, di RTK Launch, così appena la si lancia e si presenta, ci
cioè è presente a tutti i vari moduli disponibili. RTK-GET è questo qua, il penultimo, diciamo, con questa freccina, il simbolo questa freccina sostanzialmente, scusate. Vediamo dall'interfaccia che sono disponibili in realtà diversi servizi. In questa schermata vedete solo l'IGS, ma in realtà ce ne sono altri, lo vedremo dopo diciamo, nella demo live. Si può specificare la data di inizio e di fine, quindi il nostro periodo di interesse, la cartella di destinazione e si va a scaricare quindi il file delle effemeridi, che è il file.sp3, oppure serve anche se si è interessati al clock, bisogna cercare il file CLK, IGS CLK in questo caso, e analogamente lo si può scaricare nella cartella specificata. Dico non solo effemeridi e clock, ma anche per esempio delle vere e proprie osservabili. Nel senso, io ho fatto il mio rilievo, ma ho solamente il ricevitore rover a mia disposizione. Potrei utilizzare benissimo le osservabili di una stazione permanente appartenente alla rete IGS come base. In questo caso, noi siamo a Genova, quindi siamo molto vicini alla stazione di Genova, e vedete che è possibile, dopo lo faremo in diretta, scaricare le osservabili in Rinex, in formato Rinex, della stazione permanente e quindi utilizzarle come ricevitore base. L'altro modulo invece piuttosto importante per iniziare il processamento dei dati con RTK-Lib è RTK-Conv. Perché sostanzialmente tutti i ricevitori GPS, tutti, sostanzialmente molti, registrano il dato grezzo in formato binario e non in formato Rinex. RTK-Lib per processare il dato, il RTK-POST, ha invece bisogno del formato di interscambio Rinex. Quindi, esisteranno sicuramente dei tool proprietari per delle varie case, delle varie aziende che producono GPS, quindi non so, Topcon, Leica, Stonex, eccetera, eccetera, che consentiranno loro il passaggio del dato in formato binario a formato Rinex. Se così non fosse, o se si preferisce, si può tranquillamente utilizzare RTK-Conv. E RTK-Conv ha questa semplice interfaccia grafica nella quale appunto si specifica il percorso del file binario e si sceglie sostanzialmente cosa convertire, se solamente il file di osservabili o anche il messaggio navigazionale, dove ricordo nel messaggio navigazionale sono contenute le effemeridi e i clock di tipo broadcast. Questo tool è interessante e riusciremo a vederlo dopo perché è possibile personalizzare un pochino la conversione. Sostanzialmente è possibile specificare un inizio, quindi un time start e un time end, quindi sostanzialmente ritagliare parti più piccole del nostro file binario più grande. Per esempio, voglio processare solamente la prima ora di un rilievo fatto 2 ore. Può ritagliare Rinex in questo modo. Vi è la possibilità nelle opzioni, ad esempio, di scegliere cosa scrivere nell'intestazione del Rinex. Vi è la possibilità di scegliere quali osservabili scrivere, se solamente codici, fasi, Doppler, cioè nel senso si può scegliere quali convertire e si può scegliere anche il formato del Rinex. Quindi dal formato 2.11, quello più vecchio, diciamo, a invece al formato 3 che è più attuale. Ecco, quello in questa slide in realtà mi sono anticipato, vedete quello che ho appena detto, ossia che si può scegliere la versione del Rinex. Ah, ecco, un'altra cosa, si può scegliere se convertire le osservabili di una particolare costellazione, quindi
GPS, GLONASS, Galileo, oppure solo GPS, solo GLONASS, solo Galileo, e quali tipi di osservazioni, quindi misura di codice con la C, misura di fase con la L, misura di Doppler, queste qua con la D, e misura del rapporto segnale-rumore. E possiamo scegliere anche se escludere o includere tutte le frequenze disponibili, quindi la L1, la L2 e la L5. Detto questo, passiamo a parlare di RTK apposta, quindi proprio del cuore, no, di questo jailbreak. La prima interfaccia grafica, che si apre andando su RTK apposta è questa qua, nella quale noi possiamo andare a inserire quelle che sono le osservabili del nostro ricevitore rover, le osservabili del nostro ricevitore base, se vogliamo fare un posizionamento relativo. Importante, il menu dove possiamo specificare, dove possiamo appunto inserire i file navigazionali. Ricordo che senza il file navigazionale è impossibile procedere al processamento in quanto manca al software l'informazione sul clock e sulle effemeridi, cioè sulla posizione dei satelliti. Notiamo che la prima, diciamo, barretta, quella relativa ai file navigazionali, è, diciamo, è dedicata ai file navigazionali di tipo broadcast. Le seguenti barrette sono dedicate alle effemeridi precise, ai file di clock e volendo ad alcuni parametri o ad alcuni modelli, come ad esempio il modello Ionex, nel caso si voglia trattare per esempio la ionosfera con quel modello, però non lo vedremo, diciamo, in questo webinar. In ultimo possiamo andare a specificare la cartella e il nome del file soluzione che conterrà il nostro posizionamento. Ok, a questo punto verrebbe spontaneo schiacciare execute e vedere cosa succede, ma in realtà no, non è il procedimento, diciamo, corretto da eseguire, perché prima bisogna andare nel menu options e vedere e settare, diciamo, tutta una serie di opzioni utili per il processamento. Innanzitutto bisogna scegliere quello che è il positioning mode, quindi se vogliamo fare un posizionamento di tipo single, cioè in stand alone, se ricordate la slide in cui parlavo dei vari tipi di posizionamento, cioè utilizzando solo il nostro ricevitore. E vedremo che selezionando single, in realtà nella schermata di prima verrà disabilitata la barretta che ci consentiva di inserire le osservabili del ricevitore base. Possiamo scegliere invece le opzioni static e kinematic per quanto riguarda se vogliamo fare un posizionamento in relativo, o PPP static, per esempio PPP kinematic di nuovo, se si vuole fare un posizionamento di tipo PPP. Static e kinematic in realtà sono diverse modalità con il quale viene utilizzato il filtro di Kalman per ricavare il posizionamento. Non ho detto infatti che di fatto il posizionamento e la risoluzione del sistema con tutte le distanze satellite ricevitore osservate più quelle, diciamo, espresse geometricamente e i vari errori. Questo sistema può essere risolto con minimi quadrati oppure con filtri di Kalman. RTKlib utilizza un filtro di Kalman per risolvere questo sistema e ricavare il posizionamento. Si possono scegliere quali tipi, secondariamente, no, quali frequenze utilizzare per il posizionamento, ad esempio L1 e L2 se si ha un ricevitore a doppia frequenza o addirittura L1, L2 e L5. Il menu a fianco, quello dove viene scritto Combined in questo caso, sono sempre delle opzioni di filtraggio per quanto riguarda il filtro di Kalman. Però appunto non vorrei entrare troppo nel dettaglio sul filtro di Kalman in questo webinar. Parlerei invece e porrei l'accento sulle opzioni forse un po' più comprensibili, quali ad esempio l'angolo di cutoff e la maschera sul rapporto segnale-rumore.
L'angolo di cutoff è un concetto direi abbastanza chiaro a tutti, nel senso si escludono tutti i satelliti al di sotto di una certa elevazione. Un po' più dettagliato invece è il rapporto, la maschera, diciamo, sul rapporto segnale-rumore. Ovvero vedete che in questo menu che si apre possiamo scegliere se escludere satelliti con un determinato rapporto segnale-rumore al di sotto di una certa elevazione. Quindi il rapporto viene scelto per un'elevazione e un valore di SNR, e questo filtro lo si può fare sia per la base sia per il rover, e possiamo decidere di farlo se su una frequenza, su tutti e due o su tutte e tre le frequenze. Quindi diciamo una sorta di maschera un po' più dettagliata. In ultimo possiamo vedere di inserire, di specificare quelle che sono la tipologia di effemeridi e di clock. Se escludere specificatamente uno o più satelliti dal processing e vedere quali costellazioni utilizzare. Nel secondo menu invece andiamo a vedere, nel menu Settings 2, andiamo a vedere quello che è il menu Integer Ambiguity Resolution, cioè metodo di fissaggio dell'ambiguità. L'ambiguità, che ricordo, è il numero intero di lunghezze d'onda tra satellite e ricevitore. Esistono diverse possibilità implementate in RTK-LIP. In particolare, possiamo vedere l'opzione continuous, cioè ambiguità stimate e risolte ad intero continuamente, instantaneous, ovvero ambiguità stimate epoca per epoca, fix and hold, cioè ambiguità stimate epoca per epoca, ma se l'ambiguità viene fissata, cioè viene superato quello che è il ratio test che vedremo fra un attimo, questo valore di ambiguità viene mantenuto tale anche per l'epoca successiva. Inoltre abbiamo il metodo PPPAR, cioè un metodo di fissaggio dell'ambiguità per il PPP, che è però ancora sperimentale. Il ratio test, invece, è questo che vedete qua sotto, è un test statistico che esprime il miglior rapporto tra la stima dell'ambiguità di fase e la seconda miglior stima. Quello che dobbiamo andare, senza entrare troppo nel dettaglio, quello che dobbiamo andare a specificare è un valore di soglia, per cui se questo valore di soglia, se diciamo, la stima, se il ratio test supera questo valore di soglia, l'ambiguità viene considerata fissata, quindi fix, se invece no, se la soglia è inferiore a questo ratio test, l'ambiguità non viene fissata e quindi si parlerà di float. Il valore di soglia da andare a specificare in questa casellina dipende dal tipo di processamento che si sta effettuando, però tendenzialmente il valore 3 per valore di soglia è un valore che è abbastanza accettato, diciamo, anche dalla comunità scientifica per applicazioni sia statiche che cinematiche. Parliamo invece dei formati di output della soluzione. La soluzione può essere espressa in latitudine, longitudine, quota, in x, y, z, o quindi in coordinate geocentriche, o ancora, se si sta facendo un posizionamento relativo, in est, nord e quota, che sono le componenti della baseline tra la base e il rover, o ancora la soluzione può essere esportata, diciamo, salvata in formato NMEA, che è un formato, diciamo, che tendenzialmente viene letto da molti software. Porrei l'accento per quanto riguarda la componente altimetrica. La componente altimetrica, vedete, in questo caso è settata a ellissoidica. RTK-LIP consente sia di esportare la quota ellissoidica che la quota geoidica. Questo vuol dire che RTK-LIP ha al suo interno alcuni modelli di geoide, che però sono dei modelli di geoide sicuramente a scala globale e con una risoluzione piuttosto bassa. Quindi il consiglio è, se si vuole fare un posizionamento di precisione, esportiamo la quota ellissoidica e successivamente la si va a trasformare in quota geoidica utilizzando un modello di geoide, diciamo, locale,
quindi sostanzialmente in altre parole andando a utilizzare i grigliati, ovviamente locale con risoluzione più spinta rispetto a quelli che ha implementati RTK Lib. Ultima cosa per quanto riguarda questo menu, quindi sull'output della soluzione, RTK Lib dà la possibilità di scegliere se esportare una sola soluzione per tutto il periodo del test. Quindi io ho 2 ore di dati e per 2 ore di dati RTK Lib mi esporta una sola soluzione. Oppure all, cioè RTK Lib esporta una terna di coordinate per ogni epoca di osservazione. Per cui ho un'ora di dati a 1 secondo, RTK Lib esporterà una soluzione per ogni secondo nelle 2 ore di dati. Inoltre è interessante spuntare questo flag con scritto residuals, in quanto se spuntato RTK Lib andrà a calcolare quelli che sono i residui, cioè la differenza tra la distanza satellite-ricevitore osservata e la differenza tra satellite-ricevitore, diciamo, invece stimata. Questi residui sono, diciamo, un indice, anche volendo, della precisione della soluzione, perché la differenza che c'è tra la distanza satellite-ricevitore osservata e la quella, diciamo, stimata è tutta imputabile ai vari errori di cui parlavamo prima. Prima di procedere con il posizionamento, quindi di schiacciare execute, se si sta facendo un posizionamento in relativo, bisogna andare a specificare quelle che sono le coordinate della base. E vediamo che si hanno diverse possibilità per farlo. O vengono specificate manualmente latitudine e longitudine, oppure x, y, z, o ancora si può usare una media delle posizioni singole, cioè RTK Lib processa il dato RINEX della base in modalità standalone, fa una media delle coordinate che ricava e la usa come punto, diciamo, per la base. Si può specificare la posizione da un position file, cioè da un file precedentemente processato, ad esempio con RTK Lib, o ancora si può utilizzare la posizione che risiede nell'header dei file RINEX. Ad esempio, adesso che andremo a processare un file dall'IGS, andremo a specificare quest'ultima possibilità. Per ultimo vediamo che RTK Lib poi dà diverse opzioni per visualizzare il risultato del processamento. La prima sicuramente è con RTK plot, di cui, diciamo, vi rimando al webinar che avevamo fatto, che ha fatto Tiziano su RTK plot, in cui ci sono tutte le varie i vari menu e le varie modalità per vedere il risultato del processamento. Altrimenti si può vedere la soluzione come file di testo, in cui, come vedete, c'è un header in cui vengono scritte alcune cose, alcuni settaggi impostati, per esempio il positioning mode static, le frequenze utilizzate, l'elevation mask, piuttosto che il modello di ionosfera utilizzato, le effemeridi utilizzate. Viene scritta in questo header le coordinate del ricevitore base, sempre nel caso in cui si stia effettuando un posizionamento con un posizionamento relativo, e poi epoca per epoca vengono scritti i vari campi, diciamo, con tutte le soluzioni calcolate. C'è la colonna Q, Quality, che indica lo stato di fissaggio dell'ambiguità. 2 in questo caso è relativo al stato float, 1 invece è relativo allo stato fix, e in fondo viene anche specificato il valore del ratio test. RTK Lib inoltre dà anche la possibilità di andare ad esportare, a convertire le coordinate calcolate
in file KML che sono visualizzabili da altri software o visualizzabili comunque in ambiente GIS, come ad esempio ho fatto in questo caso andando ad utilizzare QGIS. Perfetto, direi che possiamo procedere in questo caso andando a fare la nostra demo live. Per cui io ho un file che vedete in questa cartella, che è il mio rover, un file in formato Rinex. Formato Rinex vuol dire che lo posso aprire con un editor di testo. Aspettiamo che si apra. È un file un test effettuato davanti al nostro ufficio qua in Carignano a Genova, con un ricevitore in doppia frequenza e un acquisito un'ora di dati a un secondo. Nel Rinex, appunto, vediamo epoca per epoca i satelliti acquisiti, le misure di codice, le misure di fase, le misure di Doppler e il rapporto segnale-rumore. In questo caso vediamo che ho acquisito satelliti GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo. Come base, come vi dicevo, vorrei però andare ad utilizzare la stazione Geno. La stazione Geno, quindi ho due possibilità. O vado sul sito dell'IGS e vado a cercare dal repository FTP il file di osservabili, oppure vado ad utilizzare il mio tool RTK-GET. RTK-GET, a questo punto io vado a cercare, diciamo, in questo caso vedete da questo menu tutti i servizi disponibili, tra i quali vediamo l'IGS, ma c'è anche per esempio il GFZ o l'MGX, eccetera, eccetera. In questo caso focalizziamoci sull'IGS. Da questo menu invece possiamo andare a selezionare cosa vogliamo scaricare e in questo caso io voglio scaricare il file con le osservabili. Devo conoscere il nome della stazione, quindi gli vado a specificare che la mia stazione è la stazione di Geno e in realtà qui rimane già settato dall'ultima volta che l'ho utilizzato la data per il quale mi serve il file. Quindi effettivamente questa è quella corretta. Posso andare a specificare la cartella dove voglio scaricare il mio file. Risponde, ok, perfetto. Ok, quindi ad esempio lo vado a scaricare nella cartella Jawbreaker TK Post base. Perfetto. Schiacciamo download. Aspettiamo un attimino. Ok, fantastico. Vediamo che da questa stringa qui, OK1, no file 0, quindi abbiamo scaricato il nostro file ed effettivamente se vado nella cartella base mi trovo il file Rinex di Geno, anche questo lo posso andare ad aprire con un editor di testo e vediamo le osservabili del ricevitore. Ma mancano ancora sicuramente per procedere allo scaricamento le effemeridi o i file navigazionali. Diciamo che o posso scaricarmi i navigazionali. Oppure se vado sulle effemeridi mi posso andare a scaricare quelle che sono le effemeridi precise. Io voglio fare questa seconda possibilità, ad esempio, la cartella non sarà più base, ma per un ordine mio sarà la cartella effemeridi. Vediamo che il formato del file scaricato è il formato SP3, che è il formato delle effemeridi precise. Anche in questo caso facciamo download. Attendiamo qualche secondo e nuovamente vediamo OK1, no file 0, quindi abbiamo scaricato di nuovo il nostro file.
Questo tool, tra l'altro, è abbastanza comodo perché in automatico scarica il file che ha compresso e lo scompatta. Infatti, vediamo il formato delle effemeridi in SP3. Oltre alle effemeridi, però, bisogna scaricare anche i clock. Stesso procedimento, quindi. Ok, ma se volessimo utilizzare i navigazionali, diciamo, broadcast, possiamo andare a scaricare gli GS Nav, che sono il navigazionale per la costellazione GPS. Ok, e analogamente quello per la costellazione GLONASS nel caso si voglia fare un posizionamento GPS GLONASS. Perfetto. Quindi ora ritornando nella nostra cartella, vedete BR di CIV sta per broadcast, di 20G, 20G sta per la costellazione GLONASS, N sta per la costellazione GPS. Possiamo quindi passare a RTK POST. Questo menu qua. Per cui vado a specificare il mio ricevitore rover, vado a specificare il mio ricevitore base, se riesco. Ok, base, Geno. Ok, e voglio scaricare le effemeridi, voglio mettere le effemeridi. Per ora facciamo un processamento con effemeridi broadcast, quindi effemeridi BRDC 20N. Attenzione, in questo caso ho caricato solamente le effemeridi per quanto riguarda il GPS, quindi di fatto non ho informazioni per quanto riguarda i satelliti GLONASS. Non bisogna caricare le effemeridi dei GLONASS, dei Galileo, eccetera, eccetera, in questi altri menu a tendina, che sono invece relativi alle effemeridi precise. Per caricare le effemeridi GLONASS bisognerà cancellare, come sto facendo, il file e rimpiazzarlo con l'asterisco. In questo caso, stiamo dicendo a RTKlib di andare a prendere tutte le effemeridi che trova in questa cartella. La solution la vogliamo andare, per esempio, a mettere in questa cartella e diciamo test 1.pos, direi, oppure test 1, direi che. Ok. Una cosa interessante che ci offre RTKlib è la possibilità di andare a visualizzare i dati grezzi prima di effettuare il processamento. Ad esempio, se schiaccio questa casellina per quanto riguarda il rover, lui va in automatico ad aprire RTKplot, ci metto un attimino, perfetto. E da questi vari menu, ad esempio, io posso andare a vedere quello che è lo skyplot, ma forse è poco di interesse, ma posso andare a vedere, ad esempio, quello che è il multipath. Scusate, il rapporto segnale-rumore, il multipath, che è diciamo, ricavato diciamo, da una combinazione tra le misure effettuate con la doppia frequenza, quindi un ricevitore in singola frequenza non presenterà questa casellina, e possiamo andare a filtrare questo diagramma satellite per satellite o costellazione per costellazione. In questo caso uso solo satelliti GPS, in questo caso uso solamente satellite G14. Comunque, queste cose, diciamo, sul plot dei dati, le abbiamo affrontate in un jailbreak dedicato che vi invito ad andare a riseguire se foste curiosi. È interessante perché questo tool ci viene in aiuto se dobbiamo andare a decidere quale angolo di cutoff utilizzare oppure quale maschera sul rapporto segnale-rumore andare ad utilizzare. A fianco invece vediamo quest'altra iconcina che ci permette di vedere il Rinex in formato file di testo.
Per quanto riguarda le opzioni, in questo caso possiamo dirgli di processare GPS GLONASS, solo GPS come dicevamo, tutte e due le combinazioni, le frequenze, in quanto disponiamo di un ricevitore a doppia frequenza. Vado a stimare, a esportare, diciamo, tutte le posizioni epoca per epoca e sono andato a specificare le coordinate della base andandole a specificare dall'header, quindi lette dall'header del RINEX della base. A questo punto schiacciamo su Execute. Ci vuole un pochino, ovviamente. Spero di non avere brutte sorprese, sarebbe il bello della diretta, ovviamente. No, ecco, vediamo che sta processando le osservabili dalla barretta verde. Siccome abbiamo utilizzato come filtro combined, vedrete che la barretta verde arriverà fino in fondo e poi tornerà indietro. A questo appunto dipende dal tipo di filtro che si va a impostare. Fra poco appunto dovremo vedere il risultato del posizionamento. Ok. Come vedete, la barretta verde torna indietro. Nella barra vedete processing e l'epoca che sta processando. Quindi un'ora di dati sta tornando indietro, arriverà fino alle 13:00. Ok, ci siamo quasi. Allora. Ok, il posizionamento è andato a buon fine. Done. Nella cartella vediamo che esiste test 1 in realtà. E test1.stat perché gli ho specificato di andare a calcolare i residui e possiamo andare ad visualizzare con rtkplot il risultato del nostro posizionamento. Eccolo qua, in particolare. Possiamo vedere la posizione in termini di posizione nel tempo, in questo caso. Possiamo vedere i residui. Residui sulle misure di codice in questo menu più in alto e i residui sulle misure di fase. Ovviamente i residui, essendo qualcosa che riguarda satellite per satellite, possono essere filtrati per costellazione, in questo caso ovviamente solo GPS, e satellite per satellite anche. Ultimo processamento che andiamo a fare è il posizionamento invece di tipo single. Ok, vedete che la barra della base è stata disabilitata perché appunto non ve n'è bisogno. Mi chiede se voglio sovrascrivere la soluzione, in questo caso posso anche sovrascriverla senza problemi, se no, proprio perché è un test, diversamente potete specificare un altro nome. È più veloce come velocità di processamento. Andiamo a visualizzarlo. E vedete effettivamente che abbiamo posizione tutti di quality 5, che vuol dire stand alone, ma abbiamo chiaramente una precisione decisamente minore. Prima i quadratini erano nell'ordine dei centimetri, ora parliamo di 10 metri. Bene.
Detto questo, tornerei alla presentazione. Tornerei alla presentazione. Ok, con calma ce la possiamo fare. Giusto per adesso dare spazio alle vostre domande. E prima però vi ricordo il prossimo appuntamento con il Job Break, che sarà il 2 settembre. Ad agosto ci prendiamo una pausa e il 2 settembre invece parleremo di come costruire una stazione GNSS a basso costo. Vi invito inoltre a seguirci sul canale Telegram dedicato al Job Break, di cui vedete il link riportato, e ora veramente diamo spazio alle domande. Vi invito a non essere timidi e a chiedere tranquillamente qualsiasi dubbio. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se appunto abbiamo condensato molte cose in poco tempo, quindi questo va un po' a svantaggio della chiarezza. Per le domande potete o usare la chat oppure tranquillamente aprite pure il microfono e parlate liberamente. Allora, Giuseppe mi chiede come ho eseguito il rilievo nel caso dell'esempio visto. In realtà abbiamo un piazzaletto di fronte al nostro ufficio e ho acquisito un'ora di dati mettendo il ricevitore su una palina diciamo, sorretta da un tripode. Tutto lì. In realtà, di nuovo, il nostro ufficio, va detto per completezza di informazioni, è abbastanza in mezzo ai palazzi, quindi una condizione non proprio ideale per il posizionamento GNSS. Sì, direi quindi, mi chiede quindi in statico, sì, è un posizionamento di tipo statico. L'elaborazione che ho appena fatto in realtà sembrerebbe quasi più un'elaborazione cinematica. Però utilizzando un ricevitore statico. È una metodologia che si utilizza abbastanza frequentemente in fase di test, per capire quella che può essere le performance, la precisione di un ricevitore. Tenendo il ricevitore fermo in un punto ed elaborandolo epoca per epoca, si ottiene, come vedevate prima, una nuvola di punti. A partire dall'estensione di questa nuvola di punti si possono avere informazioni appunto su precisioni e performance del ricevitore.
Ripeto, però, se avessi voluto ottenere solamente una terna di coordinate da questo tipo di elaborazione, nel menu dedicato, anziché scrivere all, avrei dovuto specificare single e a quel punto avrei ottenuto solamente una terna di coordinate. Ci sono altre domande? La nuvola era molto ampia. Beh, ora dovremmo rifare il processing per capirla, poi lo potrete vedere dalla registrazione su YouTube. Nel primo caso in cui abbiamo fatto un posizionamento relativo, l'estensione era di centimetri, risultato ovviamente atteso, mentre nel secondo caso in cui abbiamo utilizzato semplicemente il ricevitore in modalità single, quindi stand alone, si parlava di decine di metri. Quindi diciamo risultati in entrambi i casi attesi, che non fanno allarmare o a pensare a errori grossolani nel processamento o a, diciamo, cattive performance del ricevitore. Quando serve escludere un satellite? Dunque, è una buona domanda. Dipende molto dal rapporto segnale-rumore. Io tendenzialmente satelliti con rapporti segnale-rumori al di sotto dei 30 dB, tendenzialmente li escluderei dal processamento perché sono osservabili davvero sporche, che possono essere, diciamo, più dannose che altro per il processamento. E a tal proposito viene bene, diciamo, quel menu di cui vi dicevo, che è possibile, diciamo, fare un filtro sia sull'elevazione che sul rapporto segnale-rumore, per cui tendenzialmente, diciamo, un satellite è molto rumoroso quando è basso sull'orizzonte, perché deve fare un percorso più lungo per arrivare al ricevitore e perché incontra, diciamo, più ostacoli ed è più soggetto a multipath, per esempio, di un satellite che abbiamo invece proprio sopra la testa. Quel filtro consente di escludere quel satellite per determinati, o comunque tutti i satelliti, diciamo, bassi, che oltre a essere bassi hanno anche bassi rapporti segnale-rumore. In quel caso è meglio escludere l'osservabile piuttosto che processarla. Poi tendenzialmente bisogna fare un bilancio tra il numero di satelliti in vista, quindi acquisiti, e quelli che si possono escludere, ma andando a processare più costellazioni, direi che il numero di satelliti a disposizione non è più un problema. Allora, i tools RTK-Lib si potrebbero utilizzare per una fase successiva all'acquisizione, nello specifico il picchettamento. Nel senso, non saprei, nel senso che
Non ha RTK Lib rispetto a magari altri software più commerciali, è sicuramente un software un po' più scientifico e quindi alcune soluzioni che magari sono presenti in altri software, quali ad esempio quella dell'etichettamento, qua non sono specificatamente sviluppate. Però tendenzialmente si possono, RTK Lib essendo a codice aperto, uno volendo può sviluppare appositamente a partire da RTK Lib la sua personale applicazione. Noi ad esempio lo utilizziamo non solo RTK Post, molto spesso RTK Navi, ad esempio, per visualizzare la posizione in tempo reale su mappe, su mappe, diciamo, su server, eccetera, eccetera. Le effemeridi precise servono quando non c'è la correzione differenziale? Beh, no, sono due cose diverse, nel senso che le effemeridi precise e soprattutto i clock sono dei parametri che vengono utilizzati in post-processing. La correzione differenziale, per come immagino la si intenda in questa domanda, è una correzione che invece arriva in tempo reale. In tempo reale vengono utilizzate comunque le effemeridi broadcast, ma la correzione differenziale tendenzialmente è un'altra cosa, non tanto le effemeridi. Le effemeridi precise serve quando si vogliono fare dei posizionamenti molto spinti. Per esempio, quando si vuole fare un calcolo di rete di una rete di stazioni GNSS per determinare le coordinate dei vari ricevitori della rete, in quel caso vengono utilizzate le effemeridi precise, ma questo è un caso, però appunto uno no, parlo di rilievo base rover preferimento post processo. No, comunque le effemeridi precise non servono neanche in quel caso. Nel senso, le effemeridi precise sono una cosa a parte che riguardano appunto la precisione con cui viene calcolata l'orbita del satellite e il clock del satellite sempre. Sono le 10:05 minuti. Se ci sono altre domande, ovviamente vi invito a farle. Ovviamente potete anche contattarci via mail, qui avete tutti i riferimenti. Se invece non ci sono altre domande, allora a questo punto vi saluterei dandovi appuntamento al 2 settembre con il nostro prossimo jailbreak. Grazie mille a tutti.